questa musica vi lascia indifferenti. Se dalla massa vi sentite indipendenti, questa è la radio che suona Baiano. Dark Life Man, questo è il jingle, saltiamo. Indifferenti, indifferenti, indifferenti. E buonasera, benvenuti ad un'altra puntata di Indifferenti. Siete sintonizzati su www.radiobaiano.it. Ai microfoni c'è Francesca, io. Fra un po' mi raggiungeranno al timone anche Nino, Marco, insieme al nostro artista di oggi, Giobbe. Intanto però ci tengo a parlarvi di un progetto, un circuito a cui abbiamo aderito anche noi Indifferenti, che è l'Overground, e a parlarcene abbiamo in collegamento telefonico Giuseppe Piccoli della pagina Sei tutto l'Indie di cui ho bisogno. Ciao Giuseppe! Sì. Ciao a tutti gli ascoltatori, insomma. Allora, approfitto di questa tua presenza al telefono, sì. Spieghiamo a chi ci sta ascoltando cos'è e come è nato l'Overground. Allora, l'Overground può essere considerato un network, un collettivo, che nasce su un'iniziativa di Gabriele Nadir dell'Indice Melti, che mi ha dato l'input, e poi noi abbiamo contattato tutta una serie di realtà che si contraddistinguono per avere anzitutto una pagina Facebook, però stiamo parlando non solo di community Facebook, ma anche di piccole webcam, oppure web radio, appunto, come è il caso, diciamo, degli Indifferenti con Radio Baiano. Quindi, diciamo, una serie di realtà che operano in maniera diversa nel mondo della musica indipendente ed emergente. La grande novità è che noi ci siamo riuniti sotto un marchio, rappresentato appunto da un nome, da un simbolo che si chiama Overground, ma sotto questo marchio, dietro questo marchio, in questo momento ci sono 12 pagine Facebook. Sì. Quello che facciamo, l'obiettivo è quello di promuovere la musica indipendente ed emergente in maniera totalmente appunto indipendente, per esempio un gioco di parole. Questo lo stiamo facendo, abbiamo cominciato segnalando delle playlist nel quale ciascuna realtà sceglie una canzone, o sulla base di una playlist, diciamo, mensile, sulla base delle ultime uscite, sì. Oppure una playlist tematica, come è avvenuto l'ultima volta con le cover. Però, diciamo, noi quindi pubblichiamo queste playlist contemporaneamente. In questo momento non abbiamo un sito, non abbiamo una pagina Facebook, ovvero quello che ci unisce appunto è un marchio. Pubblichiamo nello stesso momento, tutte queste pagine pubblicano nello stesso momento una playlist con artisti emergenti e indipendenti, che riteniamo appunto più meritevoli. Io voglio... No, finisci pure. Sì, l'obiettivo appunto è quello di promuovere, diciamo, come dire, di qualificare questi artisti secondo un'ottica indipendente dell'indie, inteso non tanto come genere, ma come approccio, un approccio, diciamo così, da esploratore. E noi siamo come 12 esploratori che pescano un po', diciamo, la musica, la miglior musica che purtroppo le radio nazionali o comunque i media nazionali non danno la possibilità di sentire questa musica. Noi cerchiamo di darla raccogliendo tutti i nostri bacini, i bacini di ciascuna pagina, di ciascuna web, di ciascuna radio. A tal proposito, voglio farti questa domanda, visto che c'è molta confusione sui termini indie, indipendente. Secondo te, qual è la giusta definizione del termine? Allora, la definizione della musica indie, come ho detto spesso, è quella che non è l'indie, non è un genere, ma è un approccio. Esatto. Questo significa che dietro l'indie non c'è un genere di musica impreciso, perché un indie può essere una canzone molto dolcinata, pop, così come può essere diciamo il pezzo più intellettuale, sperimentale che ci sia, magari utilizzi delle chitarre abbastanza hard, diciamo così. Quindi, diciamo che dietro l'indie non c'è un genere, ma c'è un approccio, e l'approccio è quello appunto dell'ascoltatore, che si muove come un vero e proprio esploratore alla ricerca di tutta quella musica che purtroppo, diciamo così, non viene diffusa
presa dai grossi mass media come possono essere la televisione o le radio nazionali. Purtroppo oggi la musica è, come dire, viziata dalla distribuzione delle major, dei talent, cioè c'è tutto un sistema attraverso il quale un singolo fruitore si deve muovere in maniera abbastanza autonoma per conoscere la vera migliore musica italiana. Allora, non c'è più la musica d'autore, nei grandi circuiti noi non troviamo più la musica d'autore, quindi diciamo, i bacini attraverso i quali muoversi sono il web. Appunto anche grazie alle pagine che gestiscono e che parlano comunque di musica indie, come sono le radio indipendenti, come sono i live club, come diciamo muovendosi oggi anche a quello che offre Spotify, YouTube, Sì. comunque ci vuole un approccio molto destrato. Quindi l'indie non sempre la musica indipendente è musica che viene distribuita da etichette che non fanno parte dei circuiti delle major, però ci sono artisti come i Baustelle, per dire, Verdena, che in realtà, pur non essendo indipendenti da un punto di vista discografico, possono essere considerati indie appunto per la loro carica autorale, cioè per il loro marchio, come dire, Sì. ricercato e autorale, che non troviamo, diciamo, nella musica che tradizionalmente purtroppo viene distribuita dai grandi mass media. Noi gestori di pagine Facebook, diciamo, sappiamo che comunque tutti, diciamo, i fans, gli utenti che ci seguono tendono sempre molto poco ad incuriosirsi di fronte alle novità, quindi il like va sempre ed esclusivamente sotto magari alle canzoni che già conoscono. Secondo te Esatto. l'overground come può invece stimolare la loro curiosità? Allora, l'overground sicuramente può stimolare la curiosità attraverso questo approccio che tende a coinvolgere più realtà, cioè un approccio che coinvolge più realtà, non un'unica realtà, sicuramente può essere ancora più credibile in un certo senso. Quindi promuovendo insieme o comunque segnalando 12 realtà, un autore, una canzone, un pezzo, un album interessante, sicuramente attiva più attenzione a un bacino maggiore. Poi c'è anche un'altra questione che ci sta a cuore, che è quella della musica italiana, cioè prodotta in Italia, ma comunque cantata in lingua straniera. Ecco, in questo caso il nostro obiettivo, diciamo così, di lungo periodo, sul quale cercheremo di lavorare, è quello di segnalare le nostre playlist a redazioni straniere, perché io credo, e penso anche tutte le altre realtà di Leverbrand, credono che comunque in Italia c'è anche un'ottima musica distribuita, cioè comunque cantata in lingua straniera. Però il problema è che ci si ostina a promuovere solo in Italia, almeno che ci stampa soprattutto, e non si promuove la musica cantata in lingua straniera all'estero, quindi in lingua estera, anche in inglese. Comunque noi cercheremo di affacciarci a queste realtà anche estere, sperando, diciamo, di riuscirci. Quindi, diciamo, grande novità sono appunto queste 12 realtà totalmente indipendenti che si riuniscono sotto un unico marchio per dare credibilità a ciò che segnalano, quindi è spesso analizzato, diciamo, in realtà. Capiti proprio a fagiolo, insomma, come si dice, perché l'artista che intervistiamo oggi è proprio un italiano che canta in inglese, quindi è azzeccatissimo, insomma. Ah, perfetto. Un'altra domanda: quali sono, diciamo, i progetti futuri del circuito Overground? Dove vogliamo arrivare in questo caso? Ah, guarda, i progetti, noi siamo partiti, diciamo, riunendo comunque 12 realtà, il che non è una cosa semplice, perché comunque siamo anche nella fase di coordinamento di queste realtà. Come detto prima, tra gli obiettivi ci sono quelli anche di fare sia magari di avere nel lungo periodo un sito, quello di muoverci anche negli eventi live, questo anche nel lungo periodo, magari
con degli eventi sotto il marchio da Workground, e poi quello di avere man mano una credibilità, un'autorità tale da poterci anche interfacciare in qualche modo come Workground a delle realtà, diciamo così, redazionali, editoriali più grosse, e poi affacciarci appunto, interfacciarci con le redazioni straniere. Queste sono delle idee. E poi anche segnalare musica magari dei top influencer del mondo della musica italiana, quindi quello di farci vedere, di fare quello che i singoli artisti, i singoli uffici stampa, le singole etichette da sole, che sono tutte piccole ovviamente, non riescono a Sì. fare. Un po' per dimissione, un po' per diciamo pigrizia, diciamo gli addetti al lavoro non ci riescono, allora ci proviamo noi come fruitori musicali, cioè proprio come portavoce di fruitori musicali. Visto che il nostro motto, il motto del nostro programma è Sostieni la musica differente, tu qual è l'artista differente che in questo momento consiglieresti ai nostri ascoltatori? Andando ad ascoltare un concerto di Alessio Bondi, che canta in Ah, dialetto bello! palermitano, fa un'ottima musica. Io penso in questo momento ad Alessio Bondi, che comunque l'anno scorso ha fatto uno dei, secondo me, dei migliori album, sorprendenti proprio perché ha cantato in lingua palermitana, addirittura dandoci un taglio molto folk, molto delicato. Adesso ho cantato anche in Spagna, quindi diciamo mi piacerebbe citare Alessio Bondi. Io prima di lasciarti voglio ricordare un po' tutte le pagine che fanno parte Sì, del certo. circuito Loverground, quindi a parte Indifferenti, se tutto l'indie di cui ho bisogno e l'indice di Melti ci sono, e quindi Indie Italy, Indie Anni Metropolitani, Il Dottor Divago, La Buona Musica Indie e non solo, Le Rane, Stroboscopio, Urban Week Redazione e credo di aver finito. Esatto, poi sottolineiamo che alcune sono web, alcune solamente delle community Facebook, altre delle radio, quindi sono anche abbastanza variegate. Giuseppe, io ti ringrazio per aver Ma grazie a trovato voi un po' di tempo per per avermi dato questo l'opportunità intervento. comunque di parlare, ecco, di questa realtà indipendente che speriamo di crescere, speriamo di avere un'autorità tra virgolette anche maggiore nel mondo indie, e comunque di fare bene alla musica indipendente ed emergente. Siamo convinti che ci riusciremo. Ti auguro buon concerto. Va bene, Ciao. anche a voi buon proseguimento per la trasmissione, un saluto a Grazie, ciao! tutti. Va bene, ciao, ciao. E noi ci lasciamo solo per qualche minutino, ascoltiamo un brano dell'artista che avremo fra poco qui in studio, Jobbe, e ascoltiamo Clean the Place. Clean the place.
E siamo tornati ad Indifferenti su www.radiobaiano.it. Mi ha raggiunto ai microfoni Nino, un Buonasera. redivivo. Allora, sì, io sono vivo. Mi è cresciuta tanto la barba anche i capelli. Ero Dov'eri? Dov'eri la settimana scorsa? a studiare l'esame di storia dell'arte contemporanea. Ho studiato tantissimo. Non vedo Marco. Marco non è ancora arrivato. Dovrebbe arrivare, ma non si sa se arriva perché qua tutti fanno il Francesco, cavolo che gli visto pare. che stiamo, diciamo, ad una settimana da Sanremo. Questo anche ospite a Sanremo, Marco se n'è andato e non ritorna. Ma per piacere, Battuta bellissima per iniziare la puntata in presenta modo fantastico. l'ospite, va. Francesca, io non so dove mi trovo. Con chi siamo? Chi è l'ospite stasera? Lo so. Abbiamo qui con noi, ragazzi, finalmente, dopo tanto tempo, ce l'abbiamo fatta, è qui con noi, ce l'ha fatta a venire da noi. Abbiamo qui con noi Giobbe. Buonasera, ciao, ciao. Ciao. Allora, partiamo Io tanto c'ho voi. il cavalletto in mano, cioè, tutto questo. Qui sul tavolo c'è un campanello, però spieghiamo dopo la sua Sì, perché no, sto funzione. finendo così, cioè, Fai qua. tutto tu. Allora, cominciamo dagli inizi. Quando è nata la tua passione per la musica e come è nato il tuo progetto? Vabbè, io ascolto musica da piccolissimo, chiaro, un po' come tutti. Con mio padre ho iniziato ad ascoltare musica in inglese. E lui ascoltava i Beatles principalmente, anche qualche autore italiano, per cui diciamo sono cresciuto con quel tipo di musica, per cui anche poi negli anni, quando poi ho iniziato a scrivere, ho iniziato a scrivere in inglese e a immaginare di fare quel tipo di musica, insomma. E dunque grazie a papà. E poi ho un fratello maggiore che mi passava il CD, no? Il classico, la classica dinamica tra fratello maggiore e fratello minore, insomma lui mi passava un po' di musica rock e quindi il primo CD che comprammo fu un CD del Roxette, quindi molto pop rock, però insomma fu un caso. Poi dopodiché Guns N' Roses, Iron Maiden, tutto il periodo metallaro, l'ho avuto anche io, Metallaro. capelli lunghi, magliette nere, tutto il resto, quindi sono passato per i vari stadi dell'ascolto di musica rock e poi mi sono un po', tra virgolette, evoluto, ci cioè ho cambiato gli ascolti in base ai miei gusti personali, quindi da lì poi ho iniziato anche a suonare. Beh, sono in chiavo la chitarra perché mio fratello studiava, quindi sempre Luca che mi ha dato questo input. Poi abbiamo iniziato anche a suonare insieme. Nel 2000 ho iniziato a suonare il primo gruppo e da lì insomma ho avuto varie esperienze, vari progetti, magari ne parliamo durante la serata. E quindi ad oggi, quali sono le tue principali influenze musicali? E attualmente ascolto comunque di tutto, cioè nel senso che periodicamente ritorno anche su ascolti passati che sono distanti da quelli miei preferiti di oggi. Però principalmente la musica ro diciamo rock, cantautorale, acustica indipendente, diciamo così. Quindi Glen Hansard, però ascolto molto Pearl Jam, pure il mainstream comunque della musica alternativa, ma tra virgolette, nel senso comunque nota, molto nota, quindi di gruppi super famosi che insomma non necessariamente gruppi di nicchia o comunque che però ricerco perché nel frattempo mi piace ascoltare roba nuova, quindi vabbè, insomma, i gruppi che ascolto sono tantissimi, quindi non riuscirei a fare neanche un elenco. Ultimamente ascolto molto, sto ascoltando i The War on Drugs, l'ultimo disco è del 2014, mi ha colpito molto, ma perché sempre all'interno di quella ricerca di nuovi ascolti, perché non li conoscevo, insomma, li ho conosciuti, credo tramite una serie che stavo guardando così per caso, dico, ma questo pezzo è troppo bello, fammi cercare. Poi da lì Cercare. mi sono incuriosito e insomma ho comprato i dischi, mi è stato regalato il vinile, per cui mi sono appassionato a questo gruppo, ma come è capitato con loro, con altri, con tanti altri. C'è invece un artista a cui ti sei ispirato per quanto riguarda la scrittura? Per la scrittura, in realtà non saprei, nel senso che ho sempre scritto canzoni dal 2000, continuo a scriverle in quel modo, cioè cercando di scrivere testo e musica in base a quelli che sono i miei gusti, quindi diciamo anche perché copiare non ci riuscirei, a volte avrei voluto anche copiare qualcuno che adoro, ma non ci riesco, perché non lo so fare, quindi da Chris Cornell a Eddie Vedder a Glen Hansard, insomma questi sono i miei punti di riferimento, ma
ma ce ne sono poi tanti altri che guardo un po' come, tra virgolette, maestri, nel senso che apprezzo molto il loro lavoro, il modo in cui il loro approccio alla musica, per cui sono per me dei riferimenti. Però ecco, se devo dire di provare a fare un pezzo in quel modo oppure piuttosto che un altro, questo credo che se accade, accade in maniera inconscia, insomma, non lo faccio volutamente, però sono loro, ecco, insomma. Invece il rapporto di Fabio Giobbe con la musica italiana com'è? Io ne ascolto pochissima, questo è un mio limite chiaramente, anche perché non saprei, anche per questo forse non saprei scrivere testi in italiano, per cui a volte mi chiedono perché in inglese, ecco, io sono cresciuto con la musica in inglese, internazionale, poi sono laureato in lingua lettera straniera, insegno inglese e spagnolo, per cui per me è naturale scrivere in quel modo, io scrivo in inglese, non penso prima in italiano e poi scrivo, traduco, e quello è il mio modo di scrivere, lo sento mio, però... Insomma, mi piacerebbe anche poter cantare in italiano, ma non lo so fare e stimo moltissimo chi riesce a scrivere bene in italiano, perché credo sia complicatissimo. Conosco pochi gruppi a cui sono molto legato, ad alcuni per motivi, diciamo, di affetto, per delle strade che si sono incrociate, come Perturbazione, che ho conosciuto in un periodo in cui sono stato a Torino con un amico che registrava un disco con i ragazzi di Perturbazione, per cui loro li adoro come persone e quindi li seguo, anche se poi negli anni cambiano, anche ultimamente è proprio uscito l'ultimo disco, loro cambiano pure, stanno cambiando un po' il genere o comunque modo di scrivere, però li seguo per l'affetto. Poi Diego Mancino, altri artisti non conosciutissimi ma che mi hanno colpito, Benvenue, al quale abbiamo aperto anche un concerto con i Disappearing One qualche anno fa, e quindi abbiamo conosciuto di persona, e quindi ancora di più a stimo, perché c'è stato modo di scoprire una bella persona, insomma. Davide Combusti, De Niro, con cui abbiamo collaborato anche sempre con i Disappearing One, a cui abbiamo aperto dei concerti, con il quale ci siamo trovati bene, in sintonia su alcuni atteggiamenti, cioè alcuni modi di fare musica e modo di provare anche ad arrivare ad un pubblico più ampio, però rimanendo, insomma, quello che si è, senza... Cambiare in maniera, diciamo, preventiva e mirata, ecco. Uno può cambiare, ma perché lo desidera. Quindi questo ci lega a questi artisti, sono quelli italiani che io ascolto che di ascolti più. Di più. Nino. Bene, io devo fare la pagliacciata. Sì, sì. Allora, dopo queste domande che ti ha fatto Francesca, per dire che sei il primo ospite che sta lì in piedi. Ma con questo cosa vorresti dire? Seguito anche il tuo esempio. Ti ha fatto tutte queste domande. Come ti senti? Cioè, come, cioè, per stare il tuo stato d'animo, sei un po' agitato? Sincero, no, tranquillo. Sì, lo puoi dire. No, vabbè, davvero. Perché casomai, se hai questo bisogno di esternare la tua ansia, la tua, non so, qualsiasi cosa, esiste il campanello. Ah, ok. Quando Francesca ti farà tutte queste domande e ti metterà quest'ansia, questo male di vivere, non so, questa situazione, tu... puoi suonare il campanello, che da questa puntata è cambiato. È cambiato, è nero. Sì, perché questa, sapete, la moda quest'anno punta sul nero, sul look, sì, sul total black. Quindi anche noi ci siamo portati avanti. Quindi non siamo mai banali in quello che facciamo. Snellisce. Esatto, anche se è un po' rotondo. Vabbè. Hai fatto un nuovo campanello, che è questo. Quindi se facciamo sì che sto in diretta, un po' di silenzio, l'assolo del, si chiama assolo di campanello. E fallo fare a Fabio. No, però. Potrei sbagliare, perché è difficile. Posso demandare il mio pezzo questo. Sì, vai. Che ogni tanto compongo anche io. Cioè, quindi, siete pronti? Vado? Quando hai l'ansia, bello, il movimento, capito come funziona? È questo, cioè la mano, la larga effetto. E poi devo dire, perché questo si blocca. Sennò. Sì, quindi... Guarda, allora, io sono molto sereno, però spero di avere l'ansia, perché voglio... Ma come? Lo voglio suonare. Io lo metto qua, ti puoi anche sentire. Sì, cioè, sì. Quindi... Lui può fare quello che vuole oggi. No, vabbè, ma dico per come lui. Come tu, cioè, puoi fare il pagliaccio, lui può fare quello che vuole. Lo dico per lui, perché sai, io sto lì in piedi, sono così più... Si mi vedono tutti i miei fan in web, quindi... Nel frattempo, dalla regia ci dicono che Marco è arrivato, Marco, quindi... È nell'attesa, mentre lo facciamo entrare, mandiamo un pezzo dall'album di Job About Places, vi facciamo ascoltare St. Stephen's Green. Torniamo fra poco ad Indifferenti su www.radiobaiano.it.
Siamo tornati su www.radiobaiano.it ad Indifferenti, il programma più bello di questo palinsesto. È tornato Marco. Buonasera. Anzi, è arrivato. Scusate il ritardo, non dovuto... Cioè, non a caso mia, a caso di mia madre che non mi portava la macchina. Vabbè, queste scuse non ci interessa. Colpa del treno alle 7:30. Ammettilo. Marco, visto che sei appena arrivato... Sì. Fai una domanda al nostro ospite, che ripeto, è Giobbe. Sì, ho studiato. E, no, non vale so se... anche per tirare cose il campanello. Sì, no, ma è colpa di Francesco. C'è sempre, cioè, quindi... una costante. Ma vale per tutti, secondo me vale per tutti. Fisso, usiamolo. Non so se è stata già chiesta questa cosa, però volevo chiederti, cioè, insomma, dove trovi ispirazione per i tuoi pezzi a livello di scrittura proprio? Se sono due esperienze personali o prendi spunto da altro? Sì, di solito sono esperienze personali. Il disco, questo disco in particolare, come si evince dal titolo, che è About Places, parla dei luoghi che ho visitato negli anni. E l'idea era quella cioè mi piaceva fare un disco che fosse omogeneo sia dal punto di vista della scrittura dei pezzi, quindi dei suoni e tutto il resto, ma anche per quanto riguarda la tematica, e quindi concept, ogni canzone quasi una specie di concept, insomma, nulla di innovativo, però sì. Mi piaceva parlare ovviamente sempre delle mie esperienze, che però sono poi quelle di molti ragazzi come me, insomma, persone come me, come ad esempio, che ne so, Salamanca è un pezzo che parla di un viaggio studio in Spagna, come Walton invece parla del mio periodo d'Erasmus a Liverpool, per cui insomma si parla di quello che accade in quei luoghi, quindi il luogo, poi dopodiché ci sono rapporti che si instaurano e che vite che si incrociano in quella frame, diciamo, in quel contesto, per cui questa era l'idea, quindi l'ispirazione è venuta dalle mie esperienze, in realtà perché volevo parlare di qualcosa che io conoscessi e che esistesse realmente. Di solito tendo a scrivere di stati d'animo, insomma, di cose che poi possono essere anche condivise, ma comunque abbastanza personali, intime, a volte criptiche pure un po', però in questo caso volevo parlare di cose reali, quindi ci sono le strade di Istanbul, ci sono le strade, cioè, si parla delle strade di Walton, che è un quartiere di Liverpool dove vivevo, sì. Insomma, quindi cose che esistono realmente, perché mi piaceva l'idea che, insomma, come provo a fare musica che sia genuina, anche quello di cui parlavo fosse reale. Quindi questa era l'idea. Io la domanda. Vai Nino, visto che fremi. Allora, io tengo la domanda. Enrico la so. Allora, la mia domanda è questa. Visto che, abbiamo detto che l'album parla anche di luoghi da lui visitati, secondo lui, qual era il luogo perfetto nel quale voleva vivere, può vivere, anche nel quale la sua musica si adatta al meglio, dai. Allora, quindi possono anche non coincidere, no? Perché magari a me piacerebbe vivere in un posto probabilmente, cioè, nel senso ideale, cioè, a me piace vivere, io sto vivo a Capua, a me già Capua sta bene. Perché dico questo? Perché dopo aver viaggiato tanto, insomma, aver visto anche le grosse metropoli, per cui ti dice, ma stai in provincia, per quanto riguarda tante cose, ora non metto a fare gli elenchi, però i pro che ha la provincia, almeno per i miei gusti e per quello che mi piace vivere a me, battono di gran lunga quelli di una grossa metropoli, per cui io ho vissuto a Roma, sono stato a Istanbul, sono stato in Inghilterra, insomma, in Spagna, ho visto un po' di paesi, però insomma alla fine io a Capua sto bene, perché ci stanno i miei genitori, ci sono i miei amici, c'è la musica, cioè, si suona anche di più, tra l'altro, che in grosse città, almeno io questa è l'esperienza che ho avuto, cioè in provincia si suona molto di più che nelle grosse città, per cui per tanti aspetti sto meglio. Attualmente insegno in provincia di Roma, ma sono ai Castelli Romani, per cui sono dei paesi fondamentalmente, con vicino una grossa città, ecco, quindi magari questo può essere un buon un compromesso, cioè avere vicino una grossa città che ti permette un'offerta culturale o quello che è, insomma, un fermento importante a un passo, però con la tranquillità o comunque i tempi di vita tranquilli e pagati di un piccolo centro, dove magari riesci a vivere, appunto, in maniera non dispersiva, ecco, cioè sì, concreta ma semplice, un po' anche come Capo e Caserta. Sì, fondamentalmente, anche se Caserta in realtà è un paese, però io non la definirei città. Ora, come noi Baiano, spero non è no.
No, però per carità, voglio dire, senza nulla togliere a Caserta, ma se proprio devo scegliere di avere vicino una metropoli, ne scelgo altre. Prima abbiamo accennato al fatto che suonavi in un gruppo, i Disappearing sì. One. Sì. Quali sono i vantaggi e gli svantaggi adesso di essere un solista? Allora, uno svantaggio per esempio stasera è fare il viaggio da solo e non avere qualcuno con cui condividere anche questa esperienza, nuove amicizie, comunque nuove conoscenze, nuove persone da incontrare, con cui e quindi da condividere con l'amico con cui suoni, con cui condividi invece la scrittura e tutto il resto. Questo è un grosso contro, secondo me, perché io ho sempre suonato nei gruppi. Diciamo, quello di fare un progetto solista era nata come idea prima che il gruppo si sciogliesse. Non dipende da questo, cioè non è una scelta, adesso voglio andare da solo, okay. Anzi io avrei continuato col gruppo, però la vita poi porta altre cose, per cui i gruppi si sciolgono, come diceva, chi era? Carboni? Vabbè, lo dicono un po' tutti, però insomma capita. Lo diceva anche il primo batterista di Beatles, quando fu cacciato, dovevi scegliere che infatti poi è successo. Sì, è successo, purtroppo, tardi per me, però. Vabbè, insomma, quindi i pro adesso di stare da solo è che, soprattutto nell'atto creativo, nel processo creativo, lì insomma decido io tutto, per cui non c'è necessità di sentire altre campane, che è una cosa bella in realtà, mi piace tanto perché ho sempre avuto gruppi, quella è la cosa bella del gruppo, cioè unire le forze. Con i Disappearing One la cosa è nata con i miei pezzi che io scrivevo in camera, così, e quindi come demo che abbiamo risuonato grosso modo allo stesso modo, però con l'apporto tecnico di musicisti più insomma preparati di me, i ragazzi che hanno dato il loro apporto inizialmente dal punto di vista proprio tecnico. Poi l'ultimo disco, che è quello che poi ho anche portato a voi, con cui abbiamo concluso l'esperienza di Disappearing One, è quello più corale, dove abbiamo diciamo provato a scrivere più insieme, cioè magari le idee partivano principalmente da me o comunque da uno di noi, per cui dopo di che ci si vede in sala per partendo da zero riarrangiare i pezzi, quindi è stata un'esperienza molto più da gruppo, e infatti secondo me è il nostro disco migliore, insomma. Potrebbe andare contro quello, no? Quelli precedenti erano quelli solo canzoni mie, in realtà il migliore è quello, l'ultimo, perché il gruppo funziona quando si collabora, altrimenti vai da solo, non sei più un gruppo, ma sei un solista, che cioè, allora ti chiami i musicisti migliori che puoi trovare e gli dici quello che devono fare, ma non è più un gruppo, ma è un, diciamo, sono turnisti, sì, che suonano turnisti per un singolo. Ora sono da solo, però insomma ancora non ho suonato tanto in giro, quindi c'è una band dietro, perché il disco è registrato da una band, quindi comunque più o meno abbiamo ricreato quella cosa. Dino Cuccaro alla batteria, che è un mio carissimo amico con cui collaboro da tanti anni, Francesco Tedesco alle chitarre elettriche, che poi ha anche l'etichetta, lui, Francesco, è l'IMAC Records. IMAC Records, sì. Sì, e con cui uscì il disco. Lui ha anche registrato delle chitarre, è un grandissimo chitarrista, Francesco, oltre che insomma un ottimo fonico e produttore. E poi Marco Normando, che è bassista di Disappearing One, adesso De Malmo. Che salutiamo. Ciao Malmo. Ciao Malmo, ciao. No, a breve dovrebbero fare anche qualcosa di importante, seguite. Sì, stiamo seguendo e ancora devo capire che cosa. Noi siamo fan, cioè abbiamo ascoltato live, quindi... È vero, sottolinea. Intanto, mentre ci prepariamo ad un pezzo live di Giobbe, sì, vi facciamo ascoltare Salamanca. Aspetta, facciamo presentazione in stile d'arrivo, dai. Sì, di Fabio Giobbe, Salamanca. Musiche di Fabio Giobbe. Testo di Fabio Giobbe. Quindi Salamanca dall'album About Places, torniamo fra poco con un Nino un po' meno pagliaccio. Codice probabilmente. A dopo. Votate. The castle out soon and the sad amour. We don't want to miss that bus, call your dad and hurry up. Late but on time, we don't want to miss that flight. 20 students who once won, 30 days to start in a prose. So young and up for blood.
so we don't wanna wait on. Time, it changes rapidly.
siamo tornati. Abbiamo ascoltato anche un altro pezzo, sempre tratto da About Places di Jobbe, Bosphorus Parts. Yes. Marco. Ok, visto che abbiamo sentito questi due pezzi, volevo sapere appunto di cosa parla, soprattutto Bosphorus Parts, che mi interessa molto il titolo, mi piace. Sì, allora il Bosforo è quella parte di mare che divide la parte asiatica di Istanbul da quella occidentale, cioè la parte che è in Europa e la parte che è in Oriente. Quindi niente, questo vabbè, un periodo io ho vissuto lì, cioè ho vissuto, sì, sono sì, stato sì, spesso lì per motivi sentimentali, ma sono legato alla città, una città meravigliosa, misto di culture, di c'è un fervore che in Italia non vedo. Anche un modo di fare della gente che non vedo in Italia. A volte mi dice, hai capito, in Turchia pagano tutti il biglietto sull'autobus, hai capito? In Turchia, come dire, come se chissà dove terzo fosse mondo. Terzo mondo, in realtà no, tutti i ragazzi della mia età, anche più giovani di me, li lavorano tutti, possono scegliere che tipo di lavoro fare perché c'è offerta, c'è crescita. Poi ci sono tanti problemi, tantissimi problemi, certo. Alcuni li conosciamo, altri sono amplificati, altri chi non c'è stato pensa chissà, insomma, la Turchia che cos'è, ma Istanbul fa storia a sé, secondo me. E quindi vabbè, è un posto meraviglioso, io sono legato al posto innanzitutto. Poi questo pezzo l'ho scritto in un periodo in cui alloggiavo in degli appartamenti vicino al Bosforo, per cui parla di questo, di quando io ero in questo appartamento e seguivo l'Italia in streaming con su Rai 1, c'erano le elezioni del Presidente della Repubblica. E quindi quando fu rieletto Napolitano, vabbè, insomma un periodo buio pur stando a distanza, ecco. Però posso battere la, anche se non è colpa sua, perché questa l'ansia mi è ritornata. Allora, per far passare l'ansia, cosa puoi ascoltare dal vivo? Allora, adesso faccio un pezzo, si chiama My Face Ages, è stato il primo singolo, video girato da Adriano Giotti, che con cui abbiamo collaborato anche con Disappearing One nel pezzo con De Niro, e insomma è un ragazzo molto in gamba che noi abbiamo conosciuto tramite altri amici romani, e abbiamo girato a Roma in estate, ma in una Roma che sembrava autunnale. Parla di una storia d'amore tra due persone con una differenza di età importante, non eccessiva, ma comunque, quindi dove è l'uomo che si chiede, che insomma ha paura del tempo che passa, no? Quindi del viso che si segna, ma insomma è una paura del futuro in realtà. La faccio. Get along with this, then you're so young and my face ages.
A tutti e due. Vabbè, a parte farti i complimenti perché te l'ho detto che ha fuori onda una bellissima voce. Grazie Marco. E poi volevo chiederti, visto che sei stato in varie parti, quanto questo, anche se in realtà per certi casi già ci hai raccontato, ti ha influenzato molto nella scrittura a stare in questi posti, e come hai trovato le altre culture degli altri paesi, anche proprio a livello musicale, perché magari lì sono molto più aperti, perché come dicevi tu, qui nelle grandi città a volte c'è difficoltà anche nel suonare, non so se ti capito di suonacchiare un po'. Come no? Lì. No, in realtà all'estero non sono mai riuscito a suonare, anche perché poi quei viaggi erano principalmente viaggi di piacere, per cui a parte quelli di studio, però che poi diventavano di piacere, vabbè. Sì, sempre. Però insomma non erano, purtroppo non erano legati all'aspetto live, insomma a suonare. Questo è un rammarico, non sono mai riuscito a suonare fuori, mi piacerebbe tantissimo, mai troppo tardi, ci proverò ancora. Però a livello musicale non sono mai riuscito a, diciamo, a contaminare la mia musica con quella altra, cioè quella che sia diversa, molto diversa da quello che faccio io. Questo chiaramente lo vedo anche come un limite, perché potrebbe essere un modo per ampliare anche, ma pure armonicamente, quello vuol dire dal punto di vista della scrittura, potrebbe essere un modo per evolversi, ecco, per maturare. Però cerco di prendere, diciamo, delle suggestioni, ecco, quindi magari è chiaro che sono molto affascinato dalla musica del luogo quando vado all'estero, quando insomma visito dei posti, quindi mi interessa, però non credo di riuscire poi a trasferirla nella mia musica, insomma. Certo. è più l'esperienza di vita che poi riporto nella musica, quindi nella storia che racconto, che non nel modo in cui poi la metto in musica, ecco, quello ritorna un po' il modo mio di suonare. Io sono un autodidatta, insomma, quindi non mi piace arrangiare il pezzo insieme agli altri, comunque avere un'idea generale della canzone, però non so suonare il piano, non so suonare insomma la chitarra in un certo modo, quindi a maggior ragione ho bisogno di altre persone che mi diano una mano. Da solo posso anche scrivere la canzone, ma poi ho bisogno di input da altri, e anche della competenza di altre persone, quello è importantissimo. Infatti nel disco ci sono dei musicisti importanti, alcuni già li ho citati, ma Ferdinando Ghidelli ad esempio è un chitarrista casertano che suona la pedal steel guitar, che è uno strumento complicatissimo, insomma. Lui sono andato a casa sua e ho chiesto di registrare un paio di pezzi, è una persona che conosco da tanti anni, lui collabora con Fausto Misolella, quindi con persone, diciamo, di un livello, però si è prestato tranquillamente a collaborare in maniera gratuita, tra l'altro con piacere, per far conoscere anche quello strumento particolare. Gianluca D'Alessio, che ha suonato il violoncello in My Face Ages e un altro paio di canzoni, per cui è uno che suona a un livello, è un maestro, insomma, quindi che ho conosciuto, quindi, come amico, per cui la collaborazione con persone che oltre ad avere un legame affettivo poi sono anche musicisti importanti, capaci, ecco. Certo, quindi, certo. No, ho sfruttato l'amicizia. Nino. Io stavo pensando una cosa. Sì. Quindi già pensare alla cosa è importante questa. Allora, una domanda che non so se abbiamo mai fatto durante il corso delle nostre puntate, ma il titolo che viene dato dalla canzone, quanto è importante per te? Cioè, è il titolo viene scelto, deve contenere quel significato giusto della canzone, o
Per esempio, faccio un esempio che mi è capitato a Sanremo. C'è gente che ha titoli molto banali, ricopiati, il primo volo non si scorda mai, per esempio. Che, cioè, tipo, vedo che sì, io credo, ci cioè, ho visto anche che sono molto collegati anche a quello che è contenuto nel testo, in modo, cioè, possiamo anche sottolinearlo. Quindi lo sapete, te, come vivi anche la scelta del titolo, non solo la scrittura, perché è anche importante, sì. Sì, è un momento importante quello della scelta del titolo, secondo me, cioè, ci si mette attenzione sicuramente, perché sicuramente non quell'attenzione dovuta al funziona, funzionerà, a me non mi interessa proprio. Mi interessa che rappresenti la canzone in un certo, cioè in un modo netto, come dicevi tu. Quindi a volte può essere anche qualcosa che non c'è proprio nel testo, ma che appunto Salamanca, ad esempio, parla di Salamanca. Cioè, quindi Sì. voglio dire, era proprio. Però mi piaceva anche il suono, o comunque quel titolo. Come la scelta anche del mio nome d'arte, tra virgolette, che poi è il mio cognome reale, però Giobbe mi piaceva, cioè Poi sono bene, l'idea. sì, però. Allora, quello c'è un occhio anche, diciamo, all'estetica, tra virgolette, che non ci sta nulla di male, secondo Sì, me. no, ma Cioè, infatti. però è importante, come dicevi tu, che sia, cioè, fai attenzione a che rappresenti la canzone. Quindi sì, molto, molto ci tengo parecchio, insomma, ma penso come un po' tutti, tranne quelli che hai citato tu. Sì, O beh. magari sì, però è semplicemente brutto il testo, il titolo, non so. No, boh, ce ne butta un po' così, cioè, ne posso dire tante altre. Basta, Vabbè. non ti affliggere. Io invece vorrei passare al lato live, quindi qual è stata, diciamo, l'esperienza più bella che hai vissuto? Noi con The Zeppelin One abbiamo suonato parecchio, un bel po', aprendo anche concerti in maniera inaspettata, voglio dire, nel senso, con giri fortuiti a artisti che noi ammiravamo, come De Niro, come Benvenue, ma i Perturbazione stessi, insomma, Wow, tramite grandi. amicizie, cioè amicizia nel senso non l'amicizia, la raccomandazione, cioè la stima Stima. con queste persone per cui si è creato, si sono creati i presupposti per fare queste collaborazioni, aperture di concerti, quello che è, insomma, e sono state tutte esperienze che ti formano, insomma, umanamente e anche musicalmente. E è chiaro che poi il discorso del live è sempre un po', è molto molto complesso, no? Perché ne parlavamo anche fuori onda prima insomma, di iniziare, no? Cioè, c'è chi sostiene che c'è voglia di musica dal vivo, in realtà io penso, essendo prima un fruitore, io vado a vedere un sacco di concerti, di gruppi che non conosco, compro tutti i dischi perché se mi piacciono chiaramente, a volte anche quando non mi piacciono troppo, però quando penso sia giusto dare una mano a chi lo fa in un certo modo, compro anche in quel Giusto. caso, però non vedo la voglia di musica e basta, cioè principalmente c'è voglia di evento, cioè se c'è l'evento vanno tutti, se non c'è l'evento anche quelli che ascoltano musica 3 minuti al giorno forse, quindi lì vanno tutti. E allora vantarsi poi di aver portato la musica a Caserta perché ho fatto 1.000 persone, 500 persone con il nome che vanno ad ascoltare, anche quelli che in realtà di quel nome se ne fregano, ma che vanno lì, Cioè senza il fare polemica, però nome. cioè, No, questo sì. accade, cioè io lo vedo, poi non Come so se lo vedono gli altri, perché poi capita il gruppo veramente forte o comunque di una certa caratura che però non ha hype intorno e no? vai a vedere il concerto e ci sono 30 persone, 3 persone o anche 3 a volte. Che voglio dire, a me che vado a vedere il concerto, no, quando lo vado a vedere forse mi fa anche più piacere perché non c'è il chiacchiericcio degli scostumati che sono lì a fare mondanità. Però mi rendo conto che per chi va in giro a suonare, magari carica auto piene di strumenti per È farsi deludente. 300-400 km, arrivi e poi ci sono 5 persone, non è bello. E c'è un aneddoto proprio con le perturbazioni di questa cosa. In periodo loro avevano una casa di una piccola etichetta, alcuni dei Perturbazione, e producevano gruppi indipendenti, minori. E io li ho conosciuti perché un mio amico, che poi è Gianluca Promitallo, The Huge, che ha suonato anche nel mio disco, nei dischi di Zeppelin One, è un pianista, beh, cantante, cantautore, scrive penso 10 canzoni al giorno. Lo consiglio perché, non perché è un mio amico, ma veramente
importante. In quel periodo la stessa etichetta produceva gli Zen Circus, che oggi sono molto famosi, poi c'è quella polemica di Appino. Sì. Diciamo, i ragazzi dell'etichetta si incazzarono sonoramente con i Zen Circus, perché loro erano un festival e non volevano suonare perché c'erano poche persone. E chiaramente poi hanno imparato da questa storia, perché i Perturbazione, che poi sono tra i gruppi più longevi italiani e che hanno fatto più live in assoluto nella storia forse dei gruppi indipendenti italiani, Furgone e Chilometri, vai, e è partita il cazziatone ad Appino a dire: tu anche davanti a tre persone stai là, suoni e dai il mille per mille, certo. E non ci devi rompere le palle, va a suonare questo a telefono, muoviti. E magari avere una persona che ti fa un cazzettone del genere forse ti fa un attimo capire veramente come funzionano le cose, quindi sono stati fortunati ad avere quel tipo di professionalità e quel tipo di suggerimento. Però e comunque capisco anche Appino, che arriva al super festival, che magari glielo portano come festivalone così così, e poi vai lì e ci sono 20 persone, allora non ha funzionato, tanta roba non ha funzionato, non ha funzionato la promozione, non ha funzionato, il musicista sta lì e dice: c'è lo scoramento, per cui è difficile. Come è difficile suonare davanti a persone che stanno a mangiare il panino, oppure esatto. Stanno a parlare dei fatti loro. Una volta mi è capitato di sentire chiaramente persone vicino a noi che suonavamo: ma tu vai a Sharm el Sheikh, quanti costumi ti porti? Cioè, io sentivo sì. Questo discorso mentre suonavo, e magari suonavo una ballata intima o una sofferenza, e pensavo a quello, a Sharm el Sheikh. No, sì, sì. Questa è la realtà. Questo però è un bel aneddoto strano. Bene, io voglio sentire un'altra canzone. Dal vivo? No, facciamo una pausa e poi magari sentiamo dal vivo. Prima fare la pausa. Volevo dare un attimo un sondaggio. Sì, no, io prima di fare il tuo sondaggio e prima di mandare il pezzo, sì. Visto che stranamente siamo diventati anche una radio che fa saluti, perché sì. Ci richiedono saluti, c'è un nostro ascoltatore dalla Germania, Andrea Montano, che ci chiede di salutare la famiglia Sartori, la famiglia Nappi, la famiglia Fiazzura, ma credo di averlo pronunciato bene. Francesca, ma più tipo qualche mossa di Mazinga, come le chiamavate. E tutta la famiglia Montano. Ringraziamo Andrea, che comunque ci ascolta quasi ogni giorno dalla Germania. Ti chiediamo scusa per la pronuncia, però continuaci a seguire, e se vuoi mandaci qualche messaggio durante la puntata per commentare. Intanto vi facciamo ascoltare un altro brano da About Places di Jobbe, Walls, Borders and Bridges. Noi torniamo fra poco con Jobbe. Un sondaggio non lo facciamo. Dopo, su www.radiobaiano.it, ad indifferenti. Conversations kill. The bridges we lift up, the scars that we won't heal. Walls, borders, and bridges. Oh, the march that we'd overstep. Yeah, the path from all the questions. Answers from mutilation, useless church and regret. But tonight, yeah, tonight, cruising around and far, my cup is empty. We look around but eyes, an extra wall bay. Jesus, left church and regret. But
siamo tornati su www.radiobaiano.it, lo ripeto altre mille volte, ad Indifferenti, sempre con Giobbe, ai microfoni Francesca, Marco e Nino. Siamo pronti per un altro brano live. Cosa ci fai ascoltare? Ah, faccio Vidi Bursonidis, che è stato il secondo singolo del disco, con video girato da Gianluca Plomitallo, che è anche il tastierista, che dicevo, tastierista per lui, cantante, cantautore. E l'idea fu quella di fare un video con i nostri amici d'infanzia del parco in cui siamo cresciuti, che si chiama Vidi Bursonidis, quindi il titolo parla di questo parco, dove abbiamo avuto un'infanzia meravigliosa, perché era pieno di verde, alberi su cui arrampicarsi, campi dove giocare a calcio, eravamo fortissimi. Infatti giocavamo sempre a calcio, primo tempo dalle 10 all'1 a pranzo, e poi secondo tempo 5, perché non si poteva, il condominio non si poteva fare casino, 5, 10 in estate. Perché finalmente in estate il sole esce dopo le 4, perché te poi... No, poi sull'infanzia già pronto una domanda. Si è messo un sondaggio, lo diciamo dopo, perché è collegato anche una domanda a fare su come reagire alla canzone, che già lo so. Infatti il video è stato girato in estate, fine estate, quindi è tutto collegato al mio sondaggio, quindi tutto collegato. Commenti, Marco. Non lo so, io vorrei chiedere tante cose, perché ho capito che sei una persona interessantissima e sempre tornando sui testi, che è una cosa a cui io tengo molto. Ti è mai capitato di partire magari appunto da un'idea in italiano e poi cercare di trascriverla in inglese? E poi un'altra cosa che ti voglio chiedere, che consiglio daresti alle band o comunque agli artisti che vogliono diciamo cantare in inglese, visto che tu comunque è già da un po' che calchi palchi, eccetera, eccetera. Allora, per quanto riguarda la scrittura, io penso al tema in italiano, chiaramente, nel senso ci ragiono così nel tempo.
però poi scrivo in inglese, cioè nel senso che ho l'idea di quello che voglio dire, però poi nel momento in cui lo metto in musica già vado con frasi o comunque con scritture in inglese, perché a parte sarebbe molto più macchinoso prima scrivere in italiano, poi tradurlo, adattarlo. A volte lo facciamo con un altro progetto in cui canto, diciamo This is not a Broadway, perché c'è una persona che ci scrive i testi, che li scrive in italiano, racconta delle storie in italiano, per cui io poi li riadatto in inglese cercando di attenermi al senso delle sue frasi e tutto il resto. Quindi lì è anche interessante anche quel tipo di processo. Nel mio caso invece io quando scrivo le mie canzoni le scrivo direttamente in inglese, per cui con un occhio a cercare di essere sempre più verosimile nella scrittura, perché una cosa si può dire in mille modi, però un inglese la direbbe in quel modo là, certo. O in uno o due modi, per cui tradurlo dall'italiano diventa, insomma, quello è l'errore che si fa, voglio dire, spesso, appunto, quindi il consiglio che poi potrei dare è quello di non partire dall'italiano, perché è il primo passo verso l'errore, non l'errore, ma verso una scrittura che risulti poi troppo, non banale, ma comunque non verosimile, cioè non sembra troppo che non è un inglese che scrive. Poi è normale che a me comunque piace l'idea di che si sappia che io sono italiano. Scrivo in inglese, ma comunque, cioè, anche voglio migliorare ancora la mia pronuncia e tutto il resto, però ci sono molti gruppi anche di altri paesi che cantano in inglese ma che si sente che sono francesi, per esempio, penso ai Phoenix o altri gruppi, certo, sì. Yair o quello che è, sì, sì. Dove tu senti che quello non è inglese, però la scrittura è buona, cioè nel senso, anche se semplice, più o meno semplice quello che è, però voglio dire, non, come Kings of Convenience, che si sente che non sono inglesi, non sono americani, insomma, però per cui non la vedo una cosa negativa, l'importante è che sia un punto di riconoscimento, ma non un limite tecnico, ecco, cioè che tu abbia un'impressione che ti porti dietro dalla tua nazionalità, insomma, non è un fattore totalmente negativo, perché poi se poi devo cantare in inglese come perché imitando, che ne so, i cantanti in voga oggi, allora senti un cantante italiano che scrive in inglese e canta in inglese, copia le varie frasi dai artisti conosciuti del momento e le canta con quella pronuncia, sì. E magari pronuncia anche meglio di me, però in realtà è una copia, come posso dire? Sì, sì, sì. Cioè, io preferisco anche un minimo di errore, tra virgolette, inflessione della nazione da cui vieni, che non la copia di uno che canta uguale Alt J o Ed Sheeran oppure quello che è, insomma, tutti Bon Iver. Oggi sento tanti cantanti italiani che cantano in inglese che pronunciano le frasi come la pronuncia Bon Iver, perché la copiano fondamentalmente, perché magari non sanno parlare in inglese, che non è un'onta, però è comunque una cosa che io, vabbè, da insegnante di inglese insomma odio che nel 2016 non si sappia parlare in inglese, per me è inaccettabile, però insomma ci sta. E allora, per non risultare, la prima cosa che fanno è copiare quella cosa, io la noto subito e devo cambiare canale. Cioè, devo cambiare canzone, mi viene quella cosa. Ma anche quella va, qualsiasi sentimento contrastante. Sai quella, quando vedi quelle, che ne so, o da Maria De Filippi, oppure quelle scene imbarazzanti, devi cambiare, non ce la fai. Io in quella cosa là non ci riesco a sentire uno che canta in italiano. Cioè, se non ce la fai, o devi copiare, oppure se è pessimo l'inglese, allora è meglio cantare in italiano. Però ritorniamo al fatto che è difficile scrivere in italiano, molto difficile, io veramente non saprei come fare, non lo so fare, quindi mi dovrei far aiutare un giorno se volessi provare a cantare in italiano. Cioè. Secondo te, visto che... Sempre dimmi, lo fai apposta. Dopo. Avevo delle domande sul testo della canzone, visto allora, che si parlava... ti cedo il posto. Che... visto che si parlava del parco dove giocava a calcio, sapevi chi portava il pallone? Il ruolo, e poi devo ricordare che Federico non ha avuto un'infanzia felice. Se è così cattiva nei nostri confronti, è perché lei da piccola, ma vediamo se anche lui supera il test. Allora, da piccolo penso. Io che... lo so, manco io comunque. Aiutami, ma so manco io questo. Ho sempre fatto a te il fatto dei cartoni animali, succo di frutta, merendina. No. Cioè, il pomeriggio lo stavo a giocare con gli amici, sì. Cartoni animati. Sì, ho le Benji. Sì, ho le Benji. Non è che tipo sei cresciuto con gli audiolibri e le cassette, no? No, no. Francesca purtroppo sì, è una di quelle poche persone che non guardava i cartoni animati.
Vabbè, non va bene. Ma che c'entra questo? Tutto per dire che abbiamo il sondaggio aperto per tutta, tutta la puntata, visto che il pezzo è scritto in estate, giusto? Sì. Voi a Charm che costumi portate? Ma quanti? Sì. Ragazzi, io non ce la faccio. E la crema protettiva? Rimaniamo sui costumi, poi rimanendo, lasciando alle nostre spalle i costumi e le creme solari, visto che l'estate è ancora costume, molto lontana. Dai l'esempio, Francesca, rispondi, che costume avresti portato? Io rispondo con una domanda al nostro ospite, perché non siamo qui a pettinare le bambole. No, allora, lasciamo le bambole, non si portano. Visto che il pubblico di oggi è da una parte meno attento, da una parte sempre più incline ad ascoltare musica straniera rispetto a quella italiana, secondo te quali sono i vantaggi e anche le difficoltà di proporre ad un pubblico italiano musica inglese? Sì, in realtà è un'arma doppio, triplo, quadruplo taglio, perché per quanto l'inglese possa sembrare più per tutti, in realtà in Italia no, perché io lo dico appunto da docente di inglese, insomma il livello di conoscenza della lingua in Italia, della lingua inglese, è molto molto basso, per cui io mi rendo conto che chi non capisce il testo e vede uno che sta sul palco e muove la bocca e canta, e magari può andare a noia. Questo però poi non si verifica quando il gruppo è famoso, perché poi se, certo, il gruppo è famoso può cantare pure in arabo, io ci vado, canticchio. Sono stato al Rockwerter in Belgio a vedere, insomma, sto festival grandissimo. Ah, sì, Rockwerter, sì. Nel 2011 andai con due amici e quello che ci colpì molto, c'erano pochi italiani perché era un festival molto eterogeneo, per cui i primi italiani li abbiamo visti ai Coldplay ed erano ragazzini che stavano col cellulare, insomma, quindi diciamo anche questo, noi guardavamo un po' le nazionalità dell'utente, no, dell'ascoltatore, però quello che ci colpì era anche nelle retrovie, gente che giocava a frisbee oppure mentre sul palco c'era un gruppo minore o quello che è, insomma, canticchiavano le canzoni in inglese, c'erano i Casabian, mi pare, sì, noi vedevamo, sì. Che comunque non è un gruppo sconosciuto, ma neanche famosissimo, cioè conoscere le canzoni, ma molte persone canta, vuol dire che loro in radio ascoltano quello. Eravamo in Belgio, dove non si parla inglese, no? Cioè nel senso non è la lingua madre, sì. Quindi voglio dire, in Italia sta roba non succede, perché allora Rihanna, e vabbè, l'ascoltano, Rihanna, Beyoncé, però Beyoncé dice tre parole in inglese, no? Cioè nel senso è molto diretto quello che è, per cui ancora arriva, ma in realtà la scelta vincente, tra virgolette, oggi in Italia è cantare in italiano, cioè quella più diciamo che porta vantaggi, tra virgolette, perché ti capiscono, e io questa cosa la accetto pure, la capisco. Quindi io faccio la scelta che interessa a me, cioè nel senso non per arrivare a un fine, insomma, cioè io, per me è naturale scrivere in questo modo, quindi lo farei anche se fosse quello di moda, cioè voglio dire, non mi interessa, ma se una cosa mi piace la faccio a prescindere, quindi in Italia funziona così. Poi se sei gruppo famoso che canti in inglese, a me, allora al pubblico non interessa, l'importante è che tu sia famoso, c'è un evento, vengo a vedere il concerto e basta. Vedere per modo di dire. Invece a me chiedono, perché non canti in italiano, perché non vai a X Factor, perché non vai amici, perché insomma queste sono le domande, la media delle domande, diciamo, dell'utente medio. Poi ci sono tante persone attente, io a quelle le ringrazio, che hanno anche comprato il disco in pre-order, adesso sto per produrre il vinile di questo disco, per cui alcuni già hanno preordinato il vinile, quindi i numeri sono esigui, però a me non dispiace diciamo tanto da ammazzarmi questa cosa qua, cioè la noto, un po' mi dispiace, sarebbe bello avere un pubblico con più basso e con maggiore attenzione, però non è così. Perché secondo me, come dicevi tu, in Italia non siamo abituati, non siamo educati ad ascoltare determinate cose, perché appunto il mondo delle radio e tutto il resto ci abitano in una determinata maniera e non si cambierà mai, secondo me, però vabbè. Sì, è triste, però penso anche io sia molto, molto difficile, diciamo mai dire mai, però no, molto vabbè, difficile, veramente complicato. Cioè. A novembre andai a una conferenza di Luca Dondoni, che è uno speaker di RTL 102.5, e lui disse che la rivoluzione può partire dal basso, in realtà come queste, però è difficile, cioè molto difficile.
Io parlando dei gruppi di cui ho fatto parte, così insomma, tu puoi arrivare fino a un certo punto da solo, poi dopodiché non ti fermi, perché se non si crea una cosa attorno, non, cioè noi abbiamo suonato dappertutto, allora dici tu devi suonare, ti devi far conoscere, non basta quello, cioè non... E abbiamo suonato anche, cioè, ecco, la gavetta, si parlava, no, della gavetta, cioè, perché uno lo fa, ma non perché sto facendo la gavetta ora, dopo sarò ripagato da sta cosa. Tu la fai perché ti va di farlo e basta, però ti accorgi, almeno noi ci siamo accorti, che dopo un po', se non c'è una spinta maggiore, non arrivi a più persone. Poi c'è tutto il discorso della poca attenzione, per cui con i Disappearing One i primi concerti che facevamo nel 2010 erano stracolmi, perché in quel periodo anche i locali di loro erano più pieni di gente che andava a sentire musica, quindi c'erano vari fattori che portavano dei concerti, noi portavamo le telecamere per riprenderli, e qualcuno c'è ancora su YouTube del 2010 con locali gremiti, noi sconosciuti, voglio dire, cioè, piano piano l'attenzione viene sempre meno. Magari abbiamo suonato anche tanto, quindi comunque qualcuno già è venuto a sentire, non viene più, però comunque il locale è vuoto, se non, cioè, i locali dove si fa musica, o locali che nel 2010 facevano musica o non esistono più, ah, oppure sì, sono vuoti, iniziano a essere vuoti. Infatti. Per cui questo è un dato da notare, cioè, su cui interrogarsi. Poi le motivazioni non lo so, io continuo ad andare a vedere i concerti, cioè, ci sono locali dove andare a vedere concerti anche gratuiti spesso. Per cui quelli vanno, secondo me, sopportati, meno male che ci sono, cioè, sì, altrimenti io veramente non saprei dove andare a vedere musica, cioè dovrei andare solo ai mega concerti dove vanno tutti, anche quelli che normalmente non comprano un disco se non quello del loro artista famoso, una tantum, e poi vanno a gremire gli stadi dei soliti Radiohead, che adoro, però capito, si crea quella cosa di Radiohead super sold out in un minuto. Altri artisti anche con prezzi di biglietti altissimi, sold out in un attimo, però poi diventa magari... un circuito ultra ristretto. Sì, poi vengono i Deus a Roma, Villa Ada è un gruppo storico, sì, e tra l'altro in sette sul palco, concertone, e Villa Ada non era gremita, cioè voglio dire i Deus. Quindi, però con questo non voglio mettere ansia a nessuno. No, stavo pensando che One Direction pure riempiono. Il mio amico Zayn Malik. Hai la capacità di rovinare però un discorso. Purtroppo è vero, cioè nel senso. Purtroppo il mio amico Zayn dei One Direction. Zayn e matite. Io insegno a quei ragazzi che ascoltano i One Direction, quindi pensi le mie domande non sono di quello che dico io, non dico mai, dico è solo verità, Nino, io non dico mai cazzate, io non dico mai cazzate, io sono un santone. Io avevo una domanda seria, però la possiamo fare anche dopo, cioè è seria la domanda, la voglio fare dopo. No, no, se è seria la voglio sentire subito. No, Francesca, manda il primo pezzo, è meglio. Ok, quindi mentre Nino si esalta... La mia domanda seria. Per la domanda seria, ascoltiamo un altro brano. E ricordiamo che il sondaggio è ancora sempre aperto. Carlo, tu che sei dall'altro lato del vetro, dello specchio, del vetro, rispondi al nostro sondaggio che, ve lo ricordo, tu a Charm... Quanti e quali costumi porti? E poi, ma la crema solare? Ok, quindi ma che baggianate, ragazzi, ma che mi fate dire in un programma serio come questo? È bello metterti in difficoltà e un po' di imbogli sul titolo, comunque vai. Noi torniamo fra poco, vi facciamo ascoltare un altro brano tratto da About Places di Jobbe, stavolta tocca a Walton. Torniamo fra poco su www.radiobaiano.it ad Indifferenti. Liverpool way, we will be too.
siamo tornati sempre a Radio Baiano. Sì, ho attentato la vita di Francesca. Intanto, Nino, allora, aspettiamo questa tua domanda seria. Allora, la domanda seria è una citazione, questi metri di rintocchi, non è... No, allora, è una domanda che Francesca di solito mi ruba. Però stavolta l'ho rubata, la faccio io. Quindi è seria, Francesca, come domanda. Sei rubata da me, sicuramente. No, no, se tu la rubi da me. Quindi, cioè, vergognati che ti abbassi a questi... Comunque, tornando al dunque, io volevo chiedere quali, se ci sono, o meglio, dacci tre buoni motivi secondo i quali noi dobbiamo ascoltare, meglio ascoltatori, dobbiamo ascoltare e comprare il CD di Job. Tre motivi. Il primo ne parlavamo proprio poco fa. Secondo me il disco si ascolta bene a livello, diciamo, come di qualità audio. Perché non per tessere lodi della mia etichetta, di Francesco Tedesco, che l'ha coprodotto, ma che comunque è responsabile principale del sound di questo disco, però lui è una persona davvero in gamba. Infatti io suggerisco di ascoltare anche tutti gli altri gruppi che ha prodotto. Io l'ho conosciuto come etichetta col primo disco di Da Sauge, un gruppo napoletano che ora non esiste più. È un disco bellissimo, cioè, oltre che proprio come canzoni, ma proprio come resa audio. Tra l'altro li abbiamo in playlist, li mandiamo spesso in rotazione. Sì, è un gruppo storico che comunque con cui abbiamo diviso il palco quando io suonavo negli Sleeping Beauty, che è stato il mio primo gruppo. Quindi questo è uno dei tre motivi che mi hai chiesto, però secondo me è quello più importante, perché comunque ascoltare un disco di qualità, sì, insomma, è una cosa bella, è un piacere secondo me. Un altro motivo potrebbe essere quello di supportare la musica indipendente, cioè a prescindere poi da se il disco ti piace tantissimo, pochissimo, insomma, perché le spese che ci sono dietro, la fatica va bene, quella va, insomma, già ripagare la fatica con il gesto di comprare, di acquistare il disco, però in realtà proprio economicamente è uno sforzo che noi facciamo, certo, che io ho fatto insieme a Francesco, insomma, perché le spese sono tante per avere quel tipo di resa. Gli strumenti che abbiamo utilizzato sono strumenti di un certo tipo che noi acquistiamo senza avere ritorni, cioè per il gusto, è un gusto, io li comprerei comunque perché sono amante dell'oggetto, della chitarra, del tipo di legno, di quella lamata, sì, e tutto il resto, quindi è una passione principalmente, però c'è una spesa economica, per cui pensare se io sapessi di dare una mano, non facendo l'elemosina, ma acquistando il prodotto finale di questo sforzo, mi sentirei parte della cosa, per cui infatti io ho utilizzato il crowdfunding, ma solo come pre-order, nel senso non ho chiesto soldi per produrre il disco, ma ho chiesto di comprare agli amici o comunque a quelli che seguivano in anticipo il disco, in modo che io ho preso quei soldi, ci ho messo il resto vicino e sono andato a stampare. Raccontare questa cosa per qualcuno può sembrare un modo di piangere, non lo so, in realtà io lo racconto perché molti non lo sanno cosa vuol dire, sì, registrare un disco, per cui comprano il disco a 10 euro, perché il prezzo a cui lo mettiamo noi è 10 euro, comprano il disco a 10 euro e vabbè, ma te quanto ti è costato stamparlo? 3 euro, perché alla fine i costi quelli sono per stampare il disco, no? C'è la tipografia che ti stampa, però tutto il resto dietro sono spese, certo, che non rientreranno mai, cioè sono sempre a perdere per noi, per cui io non lo faccio per soldi, e quindi questo può essere il secondo motivo. Il terzo forse perché sono canzoni scritte senza secondi fini, quindi magari può essere un piacere ascoltare qualcosa di sincero, credo, non so. Questi sì, tre sì, motivi sì, sono io confermo questa cosa. Ultimo brano live, cosa ci fai ascoltare? Vorrei suonare un pezzo che poi è finito nel primo disco di Disappearing One, una canzone che ho scritto con Gianluca The Huge Plomitallo nel 2002, 2003, 2004, ora lui con le date poi mi scriverà, però molti anni fa, e poi è finito come bonus nel primo disco di Disappearing One. Ultimamente si è chiusa una cosa con uno strascico che aveva questo disco, e siamo contenti noi di Disappearing One che si sia conclusa questa cosa, per cui è una canzone che continua a suonare con piacere, e la dedico ai ragazzi di Disappearing, magari stanno ascoltando, non lo so. Il pezzo si chiama When I'm Down.
Bravissimo. Thanks. Allora, siamo giunti alla chiusura del nostro programma, quindi le domande di chiusura di rito: dove e quando possiamo venirti ad ascoltare dal vivo e dove possiamo seguirti, quindi vari contatti social? Allora, dal vivo purtroppo io prima raccontavo pure a Marco, insomma, avendo avuto un problema alle corde vocali a causa del lavoro che faccio, insomma, quindi ho avuto questo prolasso alle corde vocali che non auguro neanche al mio peggior nemico, perché non riuscire a parlare e soprattutto a cantare è una cosa che è davvero è pessima. È un incubo. Ho fatto logopedia, sto ritornando, e perciò insomma anche finalmente sono riuscito a tornare ad arrivare qui da voi, perché dovevamo vederci molto tempo a fa settembre. Però purtroppo insomma questa cosa mi ha bloccato, però riprenderò, credo adesso sabato apro il concerto, suono con degli amici e con il Levia Gravia, che presentano il disco al Mumble Rumble di Salerno, che è un locale storico. Per me è stato un piacere innanzitutto suonare con i ragazzi, faremo anche un pezzo insieme, loro sono nella stessa etichetta mia, con Emic Records, però è il piacere anche tornare al Mumble Rumble, perché ci ho suonato tantissimi anni fa con gli Sleeping Beauty, esiste ancora questo posto e quindi ho accettato con grosso piacere. E poi sarò in un'altra radio, adesso non ricordo bene il nome, ma un po' più avanti, e credo di fare qualche data a breve, cioè verso aprile-maggio, per promuovere il vinile, per portare il disco in giro prima che si concluda la stagione dei locali, perché poi i locali chiudono, per cui è in progetto con Francesco di produrre un EP con il quale poi ritornare a suonare a settembre, quindi portare in giro sia Bad Places ma anche qualcosa di nuovo, perché nel frattempo poi il disco avrà già un anno, perché è uscito a settembre scorso, però purtroppo non l'ho presentato, non l'ho suonato in giro, è un rammarico, però insomma c'è tempo, quindi chi vuole aspettare aspetterà, forse. Poi ti stai riprendendo piano piano, sta tornando. Infatti vi ringrazio anche perché io alcune canzoni le sto ancora un po' mettendo in sesto per suonarle dal vivo, quindi a volte improvviso pure un po', quindi se stasera ho sbagliato qualcosa per quello, però è stato un piacere, cioè è sempre un piacere suonare in radio e chiacchierare in questo modo. Noi siamo stati contentissimi di averti qua. Altra cosa importante, fondamentalissima: dove è possibile ascoltare e soprattutto acquistare? Allora, c'è chiaramente tutti i social network, sono insomma c'è Jobber, c'è su Facebook, c'è su Bandcamp, c'è un po' dappertutto, c'è il sito ufficiale che è www.jobber.info, solo questo era disponibile perché .com.it erano già presi, non so da chi, i domini, domini Jobber già erano presi, però insomma www.jobber.info, c'è la sezione shop nel sito, che ho fatto io il sito, quindi perché c'è un programma che ti aiuta a fare i siti pur essendo incapace, e ho aggiunto, ci sono le foto di una fotografa molto in gamba della provincia di Caserta, si chiama Imma Di Villo, che mi ha regalato queste foto bellissime, secondo me, non perché ci sono io ma perché l'ha fatta lei, e il sito è carino anche da guardare, c'è la sezione shop dove si può acquistare o tramite PayPal, pagando con PayPal o con carte, insomma in tutti i modi possibili, per comprare sia il disco che il vinile in prossima uscita, quindi che stamperò, costa un sacco stamparlo, la gente non lo sa, però 300 quindi compratelo questo vinile, che è bello avere il vinile. Io devo dire che comunque ci sono arrivate le risposte per il sondaggio. Sì. Allora ci ha scritto innanzitutto Jerry Spina, nostro ascoltatore assiduo del programma, e anche Rudy Mertens, zio di Dis Mertens, in questa sera nella partita in Spagna, Villarreal. Allora, loro hanno detto che preferiscono sempre le isole italiane, cioè meglio le spiagge italiane, soprattutto Baia Domizia. Non so per quale motivo vanno a Baia Domizia loro, e hanno detto che il costume preferito è il tanga, non so perché loro mettono il tanga, quindi ringraziamo comunque Jerry Spina e Rudy Mertens, che anche lui era in Belgio al concerto, sì, penso, l'avrei notato perché sì, sì, il nostro ascoltatore. Quando caccerò Nino sarà troppo tardi, ragazzi, quindi, troppo, no. Schiatterò prima io. Sì, poi dopo lo fai solo io e Marco, come lo facciamo. No, io vivrò senza te, come diceva l'amato Battisti. Comunque, associazione, la lontananza, sai, è come il vento. Comunque, il tuo Morgan lo fa.
E ma non è di Morgan. E vabbè, però ha fatto la cover. È di Modugno. Comunque. Ha fatto la cover, Francesca. Comunque, ricordiamo, dopo questo suono di campanella, innanzitutto ringraziamo Fabio per essere stato con noi. Per noi è stata una gioia immensa averlo finalmente qua. Grazie. Quando vuoi, le porte di Radio Baiano per te sono sempre aperte. Voglio ricordare che la replica di questa puntata andrà in onda domani alle 11 su www.radiobaiano.it, però già domani mattina sarà disponibile il podcast sul nostro canale YouTube alla playlist Indifferenti insieme ai video live non gialli. Questo è un mistero che dobbiamo risolvere, cioè, allora, come maestro, allora, senti, visto che la stazza è quella, come Cannavacciuolo, cioè, i miei segreti. Sì, non ti piglio a paccheri e c'ho i miei segreti. Io mi piglio a paccheri. No, perché io il sale lo so come si mette, no, come ha fatto Cannavacciuolo, quindi poi non ne parliamo. Poi inizia a fare come lui, mangio le parole e facciamo bordelli. Video non gialli. E soprattutto ora che sei libero, ma lo facevi già prima perché sei un professionista, li metti subito in rete. Sì, perché io in realtà... io non posso uscire di casa il giovedì sera, devo essere chiuso in casa, effettivamente Francesca poi dopo mi picchia o mi frusta, oppure tipo ci chiude qui nella sgabuzione della radio, che non è il bagno ma è la sgabuzione della radio. Quindi ricordiamo i prossimi anche i nostri prossimo appuntamento. Noi torniamo giovedì prossimo alle ore 20 con un'intervista in collegamento telefonico al gruppo Eugenio in Via di Gioia, e in studio avremo Jennifer Valentine Blossom, anche lei finalmente, perché anche lei ci ha fatto attendere molto. Jennifer, purtroppo no, però io dico una cosa. Io, ma cioè, Jennifer Valentine Blossom è molto meglio. Casertana, poi lei... Sì, io mando questo annuncio in diretta al momento. Sì. A Jennifer. Ma Lopez. No. Valentine. Sempre Valentine, perché abbiamo avuto comunque, già abbiamo parlato con lei. Questa volta, attenta, per favore. Controlla che ci sia benzina nella macchina, che la macchina sia tutta a posto, che la cinghia va tutto bene, cioè, perché non evitiamo di scassare di nuovo la macchina. Cerca di venire, ok? Cioè, per ti, aspettiamo. Ti aspettiamo. Noi ti aspettiamo. Ringraziamo ancora una volta Fabio per essere stato grazie qui. A voi, ragazzi. Vi facciamo ascoltare un ultimo brano tratto da Bad Places, che vi consigliamo di acquistare anche perché il vinile è bello. È la volta di 4 Weeks 8 Days. Noi ci ritroviamo giovedì. Ciao. Ciao.
musica vi lascia indifferenti. Se dalla massa vi sentite indipendenti, questa è la radio che suona a Baiano. Dark Life Land, questo è il jingle.